Punto Mercato, presidente Sebastiani, fatta per Cisco, questo esterno di talento del Sassuolo, prestito biennale, è così o no? Sì, ma è un'operazione un po' più complessa nella realtà, perché è un prestito biennale con la possibilità di comprarlo alla fine dei 2 anni e soprattutto con la possibilità anche di averlo alla fine del primo anno, volendo, trattenendoci insieme una percentuale col Sassuolo. Quindi è un'operazione che è fatta guardando un pochettino anche alla parte patrimoniale della società. È un nome a sorpresa? No, non è un nome a sorpresa, perché è un giocatore che noi era tra quelli nella nostra lista. Cisco è un giocatore con grandi qualità e potenzialità. Ci ricordiamo il gran gol realizzato proprio alle Ugani. Esatto, ci ha dato anche un grande dispiacere quest'anno, quindi mi auguro che possa darne tanti altri ad altre squadre. Altre trattative, presidente, ai dettagli per Galano, l'intesa col Parma l'avete raggiunta, il Parma lo cede a titolo definitivo, vi dovete mettere d'accordo col suo agente Manfredoni? Credo che non ci siano grandi problemi, e anche qui stiamo parlando di un giocatore che non è sicuramente una scoperta per nessuno. Nessun dubbio sulle sue qualità, ha bisogno di rilanciarsi evidentemente. Ma questa è una piazza che potrebbe essere buona per lui per fare questo passaggio qui. Brugman e Iemmello è l'incastro giusto? Non credo, perché Brugman è un giocatore che ambisce a, magari se deve andare via da Pescara, a qualcosa in più. Sicuramente il Benevento è una piazza importante, perché ha un presidente molto importante, ha dei programmi molto molto importanti nei prossimi anni, però a me a oggi non mi sono chiesto Brugman, quindi... Non c'è stato un incontro con Vigorito? L'incontro con Vigorito, di cui si è parlato tanto, è un incontro di amicizia, perché gli avevo promesso che quando sarei andato a Napoli per altre cose lo sarei andato a trovare per visitare il suo centro bellissimo che è al centro di Napoli, e questo ho fatto l'altro giorno, siamo stati insieme 3 o 4 ore, vi assicuro che di tutto abbiamo parlato con i giocatori. Piccola bugia, ma ci sta. No, ma questa è proprio l'unica volta che non ho detto una bugia. L'unica volta questa notizia, l'unica volta. Certo, perché con voi bisogna sempre dire le bugie, ma questa è veramente l'unica volta che non vi ho detto una bugia. Però del Benevento può interessare qualche giocatore, sì o no? Ecco, detto tra noi. No, sinceramente vi dico, noi abbiamo idea... Iemmello sarebbe il massimo, no? Iemmello è un giocatore che credo che tutti, per le doti tecniche che ha, credo che tutti vorrebbero avere in questa categoria. È un giocatore che però ha anche dei costi importanti che il Pescara non si può permettere. L'unica strada praticabile, Brugman a titolo definitivo al Benevento con il prestito di Iemmello? No, l'unica strada praticabile è che Iaconi si compri il Pescara. Eccolo qui, bel abbraccio, Il passato e il presente. Il più forte di tutti. Se lo dice lui è un complimento. Quest'anno più che mai non si può sbagliare la punta centrale. Ma quest'anno la punta centrale non si può sbagliare mai veramente. E credo che alla fine della fiera, negli ultimi anni, la punta centrale abbiamo sbagliato poche volte. Impossibile però arrivare sia a Melchiorri che a Ciofani, insomma queste sono piste impraticabili. Ma noi abbiamo le idee chiare, quindi probabilmente questi nomi non ci sono nemmeno nelle nostre liste. Brunori? Ma sono profili che hanno fatto bene quest'anno, sì. Quindi ci sono... Viene dalla C, però è bravo. Ma non significa nulla che viene dalla C, perché pure Mancuso veniva dalla C e credo che anche un certo Lapadula venisse dalla C. Brunori, vi piace sì o no? È uno dei ragazzi che non ci dispiacerebbe. Perché le Grottaglie alla guida della Primavera? E perché no? Domanda. E io risposto. È lecita, Perché le Grottaglie è una persona che ha fatto un suo percorso come allenatore, aveva voglia di entrare nel settore giovanile, di rientrare nel settore giovanile, perché lo ha già fatto a Bari, è un ragazzo che io stimo molto e quindi abbiamo fatto questa scelta. Del Grosso tentato dal Monza, non sarà una decisione facile? Ma io, come giustamente dice Giorgio, no? Noi non leghiamo nessuno. Del Grosso è un ragazzo che è venuto a Pescara l'altro anno, l'ha voluto fortemente. È chiaro che è un ragazzo che ha 36 anni, quindi se dovesse capitargli un'occasione importante per anche dal punto di vista economico, è giusto anche che la colga, perché non ci sarebbe nulla di male. Ci dobbiamo abituare ai discorsi, cioè purtroppo le maglie, il cuore, le bandiere, oramai sono finite
da tempo. E anche noi ci dobbiamo abituare a questo, perché lo sapete bene che tanti giocatori baciano la maglia e dopo un mese sono da un'altra parte. Gli allenatori, abbiamo visto quest'anno quello che è successo, non solo in un caso ma in tanti casi, di gente che magari non avresti mai immaginato e oggi siede su una panchina diversa. Nessuna necessità di fare plusvalenze quest'anno al 30 giugno? Ma noi le plusvalenze facciamo sempre quelle vere, noi vendiamo i giocatori e incassiamo, e quindi siccome non è che c'è una necessità al 30 giugno, la necessità c'è sempre, quindi o la faccio al 30 giugno o la faccio al 1° di luglio, per me è uguale, l'importante è che la faccia. No, perché gli ultimi anni è stato così, perciò chiedo. Ma quando si devono fare, perché comunque c'è necessità, anche per le altre squadre che comprano da te o che vendono a te, si fanno, ma se non c'è necessità o comunque se si possono fare anche il giorno dopo non c'è nessun problema.